Allora, signori, benvenuti. Siamo ritornati dove avevamo cominciato, perché se vi ricordate il 16 settembre, la prima conferenza del ciclo Altri Risorgimenti si è tenuta proprio qui all'Auditorium San Paolo a Civitanova Alta. Era il professor Roberto Martucci, Università di Macerata, l'invenzione dell'Italia Unita. Ora, dopo molti mesi, all'ottava conferenza, siamo a chiudere il cerchio. Nel frattempo le sei conferenze precedenti si sono tenute presso i Salesiani, giù al porto, al teatro Pier Alberto Conti. Ringraziamo appunto Don Giovanni Molinari, il parroco, che ci ha ospitato per sei volte. E ora ritorniamo qui a Civitanova Alta, grazie all'ospitalità concessa da Don Alberto Spito, il parroco della collegiata qui di San Paolo Apostolo. L'argomento di oggi è carità di patria, la spiritualità del risorgimento tra poesia, religione ed affettività, 1820-1860. E il relatore è il professor Cosimo Franco Manni, che come vedrete dal cognome, avete visto il cognome, è mio fratello. Questa è proprio questa conferenza rispetto alle altre, che bene o male sono state conferenze per la metà. Conferenze che giravano già in giro per l'Italia, penso alle Pellicciari, penso a Fioravanti, penso a Morganti, a Pucci Cipriani, conferenze che sono arrivate anche a Civitanova per la prima e penso forse l'ultima volta. Le altre conferenze, Martucci, Illuminati, Giraudo e appunto Manni, sono invece conferenze fatte appositamente per noi, cioè non sono state fatte da altre parti, ma sono delle produzioni proprio per questo ciclo di altri risorgimenti. Naturalmente ringraziamo anche l'Archeoclub di Civitanova, la professoressa Anna Maria Vecchiarelli e gli sponsor che hanno fatto sì, ICA ed Eurosuolo, che questo ciclo vedesse la luce. Ringraziamo tutti i collaboratori, Sergio Fucchi del Centro Studi che è stato il solerte cameraman. Tutte queste conferenze, sapete, sono nel nostro sito www.centrostudicivitanovesi.it e quindi da qui a qualche giorno lo troverete online e sono gettonatissimi. E poi ringrazio il professor Raimondo Giustozzi che insieme a me ha curato tutta la parte logistica e tecnica di questo ciclo di conferenze. Prima di lasciare la parola al relatore, vorrei invitare un attimo il parroco, Don Alberto Spito, a fare un saluto ai presenti. Grazie. Intanto vi ringrazio di questa presenza, anche questo nostro auditorium vede l'attività di tante realtà, insomma, quindi questa è una realtà che la qualifica perché riflettere un po' sulle 150 anni dell'Unità d'Italia ci fa andare alle radici nostre di questa nostra patria. Io sono contento di quando ho visto il tema, sono stato contento di vedere che l'Italia nostra ha bisogno di spiritualità, di poesia, di religione e di affettività. Mi auguro che, come ieri, anche oggi possiamo dare questi che sono i valori più grandi, il vivere civile, perché senza questi valori del vivere civile, credo che il vivere civile diventa arido e non produce niente. Grazie della presenza, grazie della parola e siamo qui ad ascoltarlo con gioia. Allora, lascio la parola a Franco Manni, appunto, con il suo intervento. Sì, ecco, io magari per comodità non uso il microfono perché parlo forte, mi sentite chiaramente? No, non bisogna usare, sennò il video non funziona. Ah, se per il video, ho capito. Ecco, allora, come vedete anche qui dalla dispensa distribuita, la frase che dà, come dire, il filo conduttore di questa mia comunicazione è la frase, di solito citata in abbreviato, di Massimo d'Azeglio. Come fu chiamato il Cavaliere d'Italia, un pittore, una persona, un nobile, affabile, libero, il quale, la frase è questa: il primo bisogno d'Italia è che si formino italiani dotati di alti e forti caratteri. E purtroppo si va ogni giorno più verso il polo opposto. Sì, adesso va bene? Allora ricomincio perché ci vuole anche un po' di pathos. Sì, ricomincio perché ci vuole anche un po' di pathos a leggere un testo, non è una sequenza informatica. Il primo bisogno d'Italia è
è che si formino italiani dotati di alti e forti caratteri. E purtroppo si va ogni giorno più verso il polo opposto. Purtroppo si è fatta l'Italia, ma non si fanno gli italiani. Gli italiani hanno voluto fare un'Italia nuova e loro rimanere gli italiani vecchi di prima, con le dappocaggini, le miserie morali che furono ab antiquo la loro rovina. Pensano a riformare l'Italia e nessuno si accorge che, per riuscirci, bisogna prima che si riformino loro. In qualche modo, in quegli anni del Risorgimento, ci sono state delle contingenze che gli stessi protagonisti, in primo luogo i grandi, e poi anche alcuni storici, hanno definito fortunate, fortunate, fortunate nell'ambito dell'Europa. Noi abbiamo avuto questa possibilità di usare in primo luogo l'aiuto della grande Francia, in secondo luogo dell'Inghilterra, in terzo luogo del Regno di Prussia. Grazie a questi aiuti fondamentali, alcuni uomini svegli, vigili, coraggiosi, determinati, sono riusciti a inserirsi nel gioco europeo e a unificare l'Italia. Però questo è stata una contingenza, un incrocio di forze storiche. Allora, noi, almeno in maggioranza, siamo ancora in itinere, in viaggio. E un'idea è questa. Possiamo cercare, ciascuno in se stesso, nel suo ambito, di ispirarci a loro. Il titolo della mia conferenza è Carità di Patria, espressione che non si usa più tanto, visto che, per esempio, i miei studenti non l'hanno neanche sentito nominare, chi ha una certa età come me, invece sì. Però con come, con che significato? Perché vabbè, l'espressione è antica, è diventata famosa per l'uso che faceva Cicerone, parlando contro Catilina e contro Marcantonio, cioè contro aspiranti tiranni. Combattere per amore della libertà della Repubblica contro aspiranti tiranni, questa era la carità di patria. Cioè, quando dice carità, a cui siamo anche in auditorio parrocchiale, pensa che sia una cosa di origine cristiana. No, origine pagana, eccetera. Così, in realtà. In pratica, poi noi però, io per esempio, chi è della mia generazione, l'abbiamo usata in un significato assai diverso. No, assai diverso. E cioè, col significato di, come dire, un po' come i panni sporchi si lavano in famiglia. Io dovrei dire delle cose vere ma sgradevoli, ma per carità di patria non le dico. È una specie di clausola giustificatoria per omettere una denuncia o per non far sorgere un conflitto. Strana la storia delle parole. Ora, l'amore per la comunità degli italiani, che allora, tanti anni fa, era sentita da una piccolissima minoranza di questi noi italiani, questo popolo che abita la terra dove il sì suona, non si dice ok o il, da, ya, yes, l'affermazione, ma si dice sì. Ma al di là di una comunità linguistica, di tradizione, comunicazione vicina, facile, come dice Mazzini, che significa la nazione. La nazione significa la lingua, significa la facilità di comunicare con il prossimo. Al di là di questo, grandi disunioni di altro tipo. Grandi disunioni di altro tipo. Ora, questi pochissimi che hanno sentito tanti anni fa quell'amore per la comunità italiana che tanti di noi non sentono oggi, dopo tanti anni,
chi sono? Sono quei nomi che io stesso, che vi sto parlando, che insegno storia, però la storia è un oceano, no? Uno può parlare della guerra in Birmania, del generale Slim contro i giapponesi o della rotazione triennale nei feudi della Francia del Sud del XII secolo. La storia è un oceano, che nessuno può conoscere tutta. E dunque, saggia questa parte, io... Questo del Risorgimento, penso non a caso, data la mia generazione, ho 52 anni, non ho approfondito. Ho approfondito in questa occasione, spinto da circostanze, in parte esterne come l'anniversario, in parte interne, però sono consapevole che nella mia generazione la prevalenza di un certo tipo di cultura e di ideologia nell'ambito intellettuale, qua, italiano, che senza giri di parole è di impronta marxista in primo luogo, non solamente ma in primo luogo, ha deprezzato, tacciandola di nazionalismo, mentre la cultura marxista era internazionalista, e tacciandola di retorica, mentre la cultura marxista si fregiava della settica scientificità, socialismo scientifico. È stata deprezzata, a noi ci è stata presentata in maniera deprezzata la vicenda del Risorgimento, almeno nei decenni 70 e 80, negli anni 90 è cominciato a cambiare qualcosa. E dunque questi autori, io li ho approcciati nei loro testi, nelle loro fonti, e non con qualcun altro che me ne parlava, di solito appunto in maniera con sufficienza. Io non ho mai letto le mie prigioni di Pellico, dei doveri degli uomini, sempre di Pellico, o dal quarto Volturno di Giuseppe Cesare Abba, o le ricordanze della mia vita di Luigi Settembrini, o la giovinezza di Francesco De Sanctis, o i tanti scritti, Fede Avvenire, ai giovani d'Italia, dei doveri dell'uomo, da non confondere con quell'altro, e tanti altri di Giuseppe Mazzini. Li ho letti adesso, compresi gli scritti stranamente abbondanti del giovinetto morto a 21 anni difendendo la Repubblica Romana, Goffredo Mameli. E ho pensato di presentare anche per i miei interessi questa testimonianza ideale degli uomini del Risorgimento da un punto di vista diverso da quello prevalente, e cioè non il punto di vista pubblico ma quello privato, non quello militare o diplomatico, no, tantomeno quello economico, ma quello dell'intimo delle persone che si sono mosse pensando di rischiare tanto e, come veniva detto e fatto, perché poi detto anche fatto, anche la vita. E dunque entrare dentro quella parte della psicologia, la psicologia è un mare magnum, dai sogni agli atti mancati, alle tendenze, desideri di vario tipo, le angosce, ma c'è un aspetto della psicologia, dell'intimo della persona che si collega agli ideali etici. Questa viene chiamata, dalla fine del XIX secolo, viene chiamata spiritualità, una parola che è entrata in uso sia nella lingua francese che nella lingua italiana. Però la spiritualità indica quella parte della psicologia umana collegata agli ideali etici. Ecco, gli uomini qua, nella dispensa che avete... Vabbè, cosa viene detto? Viene detto, come dire, un po' come nello stradario, no? Le lapidi dello stradario cittadino italiano, no? Il nome, data di nascita, data di morte e così l'aggettivo o gli aggettivi qualificanti. E come dire, adesso non è, anche per economia di tempi e di anche attenzione e di fluido emotivo anche nella mia comunicazione, non è che mi metto a fare il maestrino a dire ABCD. Da un po' per presupposto di conoscenza in chi mi ascolta e un po' anche di magari domande, perché non può fare domande, no?
Ora, dei vari temi che vedete anche elencati nella dispensa, non li tratterò tutti per questioni di tempi, perché una comunicazione così, che non è un corso, ma è una singola conferenza, non può essere più lunga di tanto. Cioè, attenzione di tutti, no? Ha dei limiti, eccetera. Ora, però, poi ci saranno degli atti, allora l'aspetto più esteso sarà in un momento successivo, l'aspetto più completo. Sentito, speriamo. Beh. Allora, parto da quel punto che lì ho messo, i vizi degli italiani. Mazzini esortava a affratellarsi per l'affetto della patria. Ma per poterlo fare, per affratellarci, dobbiamo combattere due vizi nostri propri, di noi italiani. Il machiavellismo e il materialismo. Machiavellismo significa far di tutto, fare il furbo, credendo di essere il più furbo. E questo di tutto di solito non è buono, al contrario. Credendo di essere il più furbo in maniera individualistica per i propri fini individualistici. Materialismo, credere che adesso io cerco anche, perché questo è il mio intento, come dalla frase dell'Incipit, di attualizzare. Materialismo significa dare più peso alle cose materiali che hanno, io non ho fatto né una filosofia né una mia condotta individuale, di tipo ascetico, non disprezzo affatto le cose materiali, non disprezzo, non so, i piaceri materiali, le ricchezze materiali, quel che è, ma che non siano il sommo bene, che non siano il sommo bene. E invece, ecco, lui individuava in un altro passo dei doveri dell'uomo, la falsa scienza, le dottrine materialistiche che derivavano dal XVIII secolo da una parte dell'illuminismo, che facevano una propaganda, solo diritti, solo diritti, solo diritti e niente doveri. Capirete che ogni vostro diritto può solo essere frutto di un dovere compiuto. Chi conosce, non so, tanti ambiti della vita italiana di oggi, per esempio quello sindacale, mi si vede chiaro questo ambito. Questi diritti che stanno morendo velocemente come, non so, erba non innaffiata al sole d'agosto, non sono scontati, non sono un dato naturale. Sono frutto di battaglie, di doveri compiuti, se questi doveri non vengono di nuovo rinnovellati, le cose muoiono rapidamente. Ancora Giuseppe Mazzini, senza uomini virtuosi l'Italia sarà del primo padrone che vorrà tiranneggiarla, senza stimolo di onore e di gloria. Senza religione di verità, senza coraggio. Insisterò qualche volta in queste mie parole stasera sulla parola coraggio, che già questi uomini, vedrete anche da altre citazioni, e i loro contemporanei esteri, tipo inglesi per esempio, notavano essere un difetto degli italiani. E io ti cerco, come diceva Benedetto Croce, di far sì che il passato, il documento esterno del passato, sia un sussidio per comprendere il presente, perché solo qua trovo l'onore dello studio del passato, e non in un'erudizione così. Oggi, anche oggi, io penso, sono io che vi parlo, vi dico quello che penso, penso che non si può accusare gli italiani di
di avere il vizio o la difetto di mancare di laboriosità. Quanti italiani lavorano oggi, sia al nord e anche al sud, nonostante i luoghi comuni? Lavorano dal mattino alla sera, magari senza contratto, magari in nero, con straordinari obbligatori, obbligatori veramente, sotto ricatto, eccetera. E anche all'estero sappiamo, non si può accusare di lazzaronaggio, di mancanza di laboriosità, e direi neanche di mancanza di istruzione, di mancanza di cultura. Per il nostro sistema scolastico, per questo patrimonio culturale unico e superiore a tutti gli altri del mondo in cui siamo immersi. No, non di mancanza di istruzione e di cultura, non di mancanza di laboriosità, no. Ah, di mancanza di coraggio. Sì. Nei vari ambiti della vita, che sono diversi e non sono solo la battaglia di Calatafimi. Gino Capponi, cattolico liberale toscano dell'inizio del XIX secolo. Il difetto degli italiani non è nella cultura, ma nella debolezza del carattere. Massimo D'Azeglio, l'Italia è l'antica terra del dubbio. Il dubbio è un gran scappafatica. Io direi quasi il vero padre del dolce far niente. Non è l'ingegno sottile, l'esprit, però, quel che forma le nazioni. Bensì, sono gli austeri e fermi caratteri. Francesco De Sanctis. Il vero male italiano è l'indifferenza e l'oscurarsi del senso morale. La cultura, invece di riformare la mentalità popolare, si dedicò alla erudizione e ai piaceri estetici. L'indifferenza religiosa lascia fare il Papa, ci pensa lui. E quella politica non è affar mio. Andarono a braccetto. Ancora Massimo D'Azeglio su un altro vizio legato al machiavellismo, quello del personalismo, cioè è giusto avere il desiderio di essere riconosciuti nel proprio contributo personale, è una cosa giusta, naturale, etica, direi, ma che non sia il sommo bene, che non sia la cosa che prevalga però, metta in secondo piano, cancelli il bene comune, diceva Massimo D'Azeglio. Meno partiti ci sono e meglio si cammina. Beati i paesi dove non ve ne sono che due. Uno del presente, il governo. L'altro dell'avvenire, l'opposizione. Un tale stato di cose è segno della robusta salute di una nazione. È segno che in essa le questioni di vera utilità pubblica soffocano le questioni di utilità privata, di persone, di sette, adesso aggiungo io, non sono più le parole d'Azeglio, di correnti, di camarie, di mafie, di amici degli amici, di scissioni, perché, parole, non parole, ma il perché è perché io voglio comandare, io voglio essere nel piccolo, anche del minimo. Due partiti, quello del governo, presente, l'opposizione, quello dell'avvenire. Beh, guardiamo i partiti italiani. Anche la questione del piacere. Il piacere, chi mi conosce da vicino sa, però la maggior parte di voi no, che io non ho nessuna filosofia né condotta personale contro il piacere, di tipo ascetico, eccetera. Assolutamente. Però dipende che ruolo abbia il piacere nella economia della vita. Ippolito Nievo, che era un
Poi è stato un italiano, però ha partecipato all'impresa dei mille. Però i suoi antenati e la sua educazione è stata nella Repubblica di San Marco. Il suo grande romanzo, che io vi consiglio, no, io non l'avevo letto prima di pochi mesi fa, vi consiglio, un bellissimo romanzo, si chiama Confessioni di un italiano. Era un grande, perché è morto a 30 anni, pensate, 31-61, è morto a 30 anni, nel naufragio di questo piroscafo, l'Ercole, no? Forse anche doloso, anzi la maggior parte degli storici ritiene che sia doloso questo naufragio. Uno degli iniziali Mattei, degli iniziali stragismi, è già cominciato nel 61, con Ippolito Nievo, che portava i conti amministrativi dell'impresa dei Mille in Piemonte. Beh, questo Ippolito Nievo, che affonda appunto le sue origini familiari nella Repubblica di San Marco, non ha nessuna vezzosa nostalgia di Laus Temporis Acti, ah, com'era bella questa Repubblica di San Marco, serenissima, idogi, la dominante, padrona dell'Adriatico, no. Ricorda, il 18 febbraio del 1788, moriva il doge Paolo Reinier, ma la sua morte non si pubblicò fino al 2 di marzo, morto il 18 di febbraio, perché il pubblico lutto non interrompesse i tripudi della settimana grassa. Vergognosa frivolezza. Di notante che nessun amore, nessuna fede congiungevano i sudditi al principe, i figliuoli al padre. Viva e muoia a suo grado, purché non turbi l'allegria della mascherata e i divertimenti del ridotto. Cotali erano i sentimenti del popolo e della nobiltà, che si rifaceva popolo solo per godere con minor spese e con più sicurezza. Pubblica di San Marco, abbastanza autocritico, abbastanza autocritico. Cambiamo Statarello e passiamo al Regno delle Due Sicilie. Il Regno delle Due Sicilie. Luigi Settembrini, Napoli. Ricorda la giovinezza. In questo mondo, dove mia zia mi ripeteva che rimanessi e ci trovassi il buono, io non potevo però più stare, perché ero noiato e indispettito. Oh, questo che tu ci mostri non era poi tutto il mondo, ma uno spicchio di esso, e forse non il più bello. In una città sì grande, dovevo esserci altre brigate, dove c'era da apprendere qualcosa. Forse c'erano, ma io non lo sapevo. Queste altre poche simili a questa io vidi allora, e ve l'ho dipinta come la vidi. Uomini, non tristi. Tristi nel italiano allora significa cattivi. Non cattivi, ma inetti. Donne, non brutte, ma insipide, giovani, frollati e ignoranti, che non parlavano d'altro che di femmine, di vestiti, di impieghi, nobili, goffi come servitori, qualche magistrato che sapeva più di gastronomia che di leggi, e non parlar mai di cose pubbliche, né di arti, né di scienze, né di lettere, ma pettigolezzi, maldicenze, gossip, no, questo ce l'ho messo io, gossip, Divozioni. Questa era la commedia nella quale io dovevo entrare e farvi la mia parte, però mi venne meno la pazienza. Mi vennero meno anche i vestiti e non andai più. Il piacere non è solo di questo tipo, c'è anche un piacere buono. Sentite Silvio Pellico, nel suo libro
dei doveri degli uomini. Ama la vita, ma amala, non per volgari piaceri e per misere ambizioni. Amala per ciò che ha di importante, per ciò che è di grande. Amala perché è palestra del merito, necessaria a noi. Amala a onta dei suoi dolori, anzi, anche per i suoi dolori, giacché sono essi che la nobilitano, essi che fanno germogliare, crescere e fecondare nello spirito dell'uomo i generosi pensieri. Questa vita, cui tanta stima tu devi, sii memore esserti data per breve tempo. Siamo memore di questo. Non dissiparla in soverchi divertimenti. Concedi soltanto all'allegria ciò che vuolsi per la tua salute e per il conforto altrui. O piuttosto, l'allegria sia da te posta in principal guisa nell'operare degnamente, cioè nel servire con magnanima fratellanza ai tuoi simili, nel servire con filiale amore ed obbedienza. Adesso il punto precisamente carità di patria. Giuseppe Mazzini. Trattando delle ragioni che tornavano in nulla, che volgevano in nulla, i tentativi di libertà in Italia, dei vizi che contrastarono al concetto rigeneratore di farsi via via gli ostacoli, noi ora siamo a un bivio tremendo, bivio. O noi parliamo alte parole, libere e franche, parliamo con l'occhio all'Italia, la mano sul cuore e la mente al futuro, parliamo come detta la carità della patria, senza mente ad uomini o pregiudizi, snudando l'anima agli oppressori, ai vili, agli inetti, flagellando le colpe e gli errori dovunque si manifestino. E un grido allora si leva dagli uomini del passato ai giovani che si inoltrano nella carriera, a quei giovani ignoti alle genti, senza prestigio di fama, senza potenza di clientela. Soli con Dio e la coscienza di una missione. O, bivio, noi rinneghiamo ispirazione, studi ed affetti per un'illusione di universale concordia. E gli italiani allora indurano nell'abitudine degli errori e gli elementi non mutano, i tentativi insistono sulla stessa tendenza, le generazioni agitano ma non frangono le loro catene e lo straniero ci rampogna inerti nel progresso comune d'Europa e si curva sulle sepolture dei nostri grandi ed esclama: ecco la polvere d'Italia. Allora, oggi, amare la patria non significa dire un attimino, tutto bene, buona serata, vogliamoci bene, ma sì certo, siamo d'accordo, ma è solo una serie di litoti, al cubo. Significa correggere i mali. Goffredo Mameli.
L'Europa direbbe, gli italiani non sono che grandi e impotenti fanciulli a cui si addice la sferza del pedagogo. Tornino un'altra volta sotto la tutela dell'Austria. Altra sorte essi non meritano. Questo purtroppo direbbero i popoli tutti che ora vi stanno osservando con grande aspettativa. Siamo nel 1849, l'anno in cui lui morì. A 21 anni. E i fratelli conculcati, invano sperando nell'aiuto dei fratelli, maledirebbero un vano simulacro di libertà, reso impotente per difetto di patria carità, di energia, di opere. Potreste voi sopportare l'idea di essere fatti ludibrio del mondo, dell'Herald Tribune, del Los Angeles Times, del New York Times, del Wall Street Journal, dell'Economist, del Monde, El País, delle Figaro, di Die Zeitung, di El País, di The Times, di Londra. Sopportereste voi? Te le ho aggiunte io queste parole. Non so se avete capito. Non sono di Goffredo Mameli. L'unione, l'amore, sono quelle parole della terza strofa dell'inno di Goffredo Mameli. L'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Uniamoci, amiamoci. Già qualcuno si ricorda, magari gli studi liceali, il coro di Carmagnola dalla tragedia di Manzoni. I fratelli hanno ucciso i fratelli. È un orrore vedere la gioia dei fratelli italiani che uccidono, trionfando, i fratelli italiani. Goffredo Mameli ancora. Per poter coltivare, rinvigorire la vita, non è necessario che questo, l'amore per la nostra società. Adesso mi soffermo un attimo. L'amore per la nostra società. Questa parola, se adesso no, il relatore non avesse detto è di Goffredo Mameli, l'autore del nostro inno, giovinetto eroico, che a Villa Glori fu morì con la palla di fucile, eccetera. L'amore per la nostra società sembrerebbe qualcosa di negativo. Almeno così mi risulta nella mia esperienza di vita. Io ho una vita sola, vi dico la mia. L'amore per la nostra società. La gente quando parla in società manifesta di gran lunga più spesso, non l'amore, le parole che esprime, non sono di amore per la nostra società, ma di disprezzo, di lamentela, di continua critica, di continuo fastidio. Però la stessa società. Non so se sia mai stato di moda. La parola popolo, sì, mi ricordo, perché nell'arco della mia vita lo è stato. Ma la parola società, non mi ricordo. Continuo con Mameli. E in ciò, perdonate che io il creda, io, in questo amore per la nostra società, non mi credo a niuno secondo. Perché questa nostra società parmi, forse, l'unico modo nel quale per ora possiamo servire ai più sacri principi. Non si servono da soli. Si servono assieme. È un'illusione tra il narcisistico e lo stupido pensare che si servano da soli. Mio commento. Però che, limitandomi a riguardare il principio sotto un aspetto parziale, l'arma più tremenda di cui possono usare contro l'Italia nostra i suoi nemici è l'impedire in essa ogni maniera di affratellamento. Oppressa la stampa o monopolizzata, proibite le società, cioè le associazioni, le anime anche più vigorose, che rimangono con i ricordi degli anni 70, che so io, delle proprie mitologie tra appunto il leggendario e il parziale e l'omissivo. No, si steriliscono le anime dei singoli se non si incontrano. Si steriliscono.
E poi fanno le rate per la SUV, la cosa del centro commerciale, fanno le collezioni di macchinine, gli evergreen, eccetera, eccetera, eccetera. Si steriliscono nei sepolcrali confini dell'individualismo, come l'albero a cui manchi l'aria. E se questo è il segreto della loro forza, tutto ciò che è contrario è nostro dovere. Noi crederemo che l'obolo offerto ci sia stato largamente retribuito, se penseremo, oltre ciò, alla dolcezza di esserci conosciuti. Alla dolcezza di esserci conosciuti. Non al fastidio, io vado là in quella chiesa perché non c'è gente, in quella spiaggia perché non c'è gente, non vado alla multisala perché c'è troppa gente. Ah, no, non posso, non mi faccio trovare, non rispondo. Ah, vedo? Ah, ecco. No, adesso si può vedere, no? Per quanto che dice. Alla dolcezza di esserci conosciuti e dell'amarci. Solo nell'unità è l'amore. E nell'amore c'è la vita. Giuseppe Cesare Abba, garibaldino dei mille, veniva da un piccolo paesino della provincia di Savona, sull'Appennino Ligure. Però poi è stato 26 anni a Brescia, dove ha fatto l'insegnante e il preside di scuola superiore ed è morto a Brescia nel 1910, cittadino onorario di Brescia. Tra i mille, ve n'era fino uno, e lo narrava, che aveva avuto la spinta a quel passo, cioè di andare con i mille, da un fatto da nulla, ma che al suo cuore aveva potuto più che la scuola e i libri. Un giorno di luglio dell'anno avanti, stando egli in Brescia, alla porta di uno degli ospedali zeppi ancora dei feriti di Solferino e San Martino, dalle Solferino, una delle più sanguinose del XIX secolo. In occasione di essa sapete che è stata fondata la Croce Rossa Internazionale. Stando vicino a questo ospedale, zeppi ancora dei feriti, aveva veduto fermarsi un carro pieno di casse di arance e di bende. Venivano dalle donne di Palermo. Oh, santa carità di patria! Dunque, in quella terra lontana, si pensava a chi pativa per tutti. Oggi non si dice più felice Natale, ti auguro felicità, si dice questa clausola, si dice sereno Natale, sereno anno. Io non aspiro alla felicità, però almeno alla serenità. Cos'è poi sta serenità? In greco si chiama, diceva, usava questa parola, atarassia, mancanza di turbamenti. La serenità cos'è? La mancanza di turbamenti. Anche qua io non voglio disprezzare la mancanza di turbamenti, mica desidero che la mia giornata, la mia settimana sia strapiena di turbamenti. Il punto è, anche qua, se è il sommo bene o no, la mancanza di turbamenti. Perché se è il sommo, allora sacrificherò adesso tutte le altre cose. Se è il sommo, la serenità, cioè la mancanza di turbamenti. Un'altra citazione da Giuseppe Cesare Abba, qua da Cronaca e Memoria, racconta del suo paese natale, qua sull'Appennino Ligure, che faceva parte del Regno di Sardegna, quando venne l'armata napoleonica nel 1796, la campagna d'Italia di Napoleone Bonaparte, e i sudditi piemontesi dei Savoia si difesero, o qualcuno fuggì, qualcuno fece rognori, ma qualcuno si difese. 1796. Di quest'animo doveva essere il cavalier del carretto,
quando, circondato da soldati suoi, paesani, quasi nel bel mezzo delle Langhe, aspettò l'assalto dei francesi e la morte. Vi era venuto dalla valle del Tanaro, pieno di mesti presentimenti. Un giorno, mentre marciavano sotto la pioggia, un sergente, molto amato da lui, molle sino alla pelle, inzaccherato, stanco morto, aveva osato dirgli: «Che vita le tocca, signor cavaliere? Lei, che poteva starsene tranquillo nel suo palazzo di Torino, coi piedi al fuoco». Il cavaliere si era mosso come a una puntura. E il sergente aveva intimato di tacere, ma poi, battendogli sulla spalla, aveva aggiunto dolcemente: «Dimmi, tu e io, chi c'ha più roba al sole?» «Oh, lei senza dubbio, io sono un poveretto». «Ebbene, avrei potuto starmene al fuoco, nel mio palazzo. Eppure lì vi è mia moglie e vi è il mio figliuolo. Senti, lasciamo andare questi discorsi. E quando una palla mi avrà ammazzato, allora dirai: ecco, il cavaliere è tranquillo, sereno, senza turbamenti». Gli si è smosciata sta inquietudine del piffero. Però quando è morto? Torniamo nel regno delle Due Sicilie. A 25 anni, Giuseppe Ricciardi, napoletano, nel 1832, scrive: «Ero nobile e ricco, e il volgo mi invidiava, ricco anche di amici. Non avevo io subito direttamente soprusi. Che giorni tranquilli, se mi fossi contentato del materiale e non avessi guardato la misera patria straziata, e mi dissi: saresti vile. Se con queste fortune ti addormentassi senza badare ai tuoi sventurati fratelli, sorgi dunque, o Giuseppe, e fai il sacrificio. Se sacrificio si può chiamare spendere tutto per redimere il proprio paese». Camillo di Cavour, che anche qua le cose non sono indifferenti, le cose non sono in tutte le maniere o nel migliore dei mondi possibili, le cose sono come sono. A me, e chissà quanti come me, questo Cavour è stato presentato come un signore grasso, calcolatore, il tessitore, freddo, che beveva un po' di Barolo buono, e beh, così, una specie di essere anaffettivo, tranquillo, col Barolo, la pancione. A 17 anni, sto leggendo dei diari postumi di Camillo, che anche Camillo non è stato sempre col pancione, col Barolo, aveva anche 17 anni. Cosa scrive? «A 17 anni io non so cosa diventerò. Vivo in mezzo ad elementi disparati e sono in contrasto con ciò che mi circonda. Se mi lasciassi andare alla apatia, il minimo passo salvo, scusate, il minimo passo falso, mi rovinerebbe la mia vita. L'energia dell'anima mi è indispensabile. Devo lottare con tutte le forze contro ciò che potrebbe piegare la forza del mio carattere, della quale ho ciascun giorno bisogno». Poca serenità. Passano 5 anni. A 23 anni, Cavour.
Mi trovo con un passato vuoto di ricordi interessanti e un futuro senza scopo. Senza scopo, Conte di Cavour. Senza speranza, senza desiderio. Ho varie persone che mi vogliono bene, mia madre, mio padre, vari amici, ma io non sono necessario alla felicità di nessuno di loro. L'avvenire mi prospetta un aggravamento dei fastidi della vita. Come sarò a 30 anni? Spero di non esserci più. Ah, se non avessi ancora dubbi sulla moralità del suicidio, mi ucciderei ora. Prego però Dio di mandarmi un colpo al cuore. Così non darò cattivo esempio agli altri. Mi si ricorderà, però, poi, solo per dire ai nipotini dei pericoli di un'intelligenza precoce e dei pericoli del troppo amore per l'indipendenza. Oh, se avessi un qualcosa che mi desse un flusso al petto e mi uccidesse. Non molta tarassia, non molta serenità. E a posteriori possiamo dire che c'era qualcuno per cui invece lui era veramente necessario. Qualcuno per la cui felicità lui, Camillo, era veramente necessario. Indispensabile. Italia. Così, eh? È andata così, la realtà è stata questa. Affetti. Primo affetto sono la famiglia, no? Il nido, il cuore, la nascita, no? L'educazione agli affetti. Però ci sono, come ci sono vari tipi di vissuto religioso, di chiesa, ci sono vari tipi di politica, ci sono vari tipi di professionalità nei lavori, nelle arti, ci sono vari tipi di famiglie. Pure cadiamo nel mulino bianco, nella retorica, ma non ci interessa, no? Andiamo a guardare la realtà. La realtà, dai. Scrive Silvio Pellico. Chi ama egregia donna non perde il tempo a corteggiarla servilmente, a pascerla da adulazioni, di vani sospiri. Ella ciò non soffrirebbe. Ella vergognerebbesi di avere per amante un ozioso, uno sdolcinato. Ella non sa apprezzare se non l'amicizia dell'uomo schietto, dignitoso, meno sollecito di parlare d'amore che di piacerle con lodevoli principi e lodevoli fatti. La donna che tollera l'uomo puerilmente schiavo ai suoi piedi, piegato a soffrire con bassezza capricci di lei, non occupato da altro che d'affettare eleganze e amorose smorfie, ben dà di vedere d'avere poca elevata idea di lui e anche di se medesima. E colui che in tal vita si compiaccia, colui che ama senza nobile scopo, senza lo scopo di diventare migliore, lui, colui sciupa miseramente ingegno e cuore. Giuseppe Mazzini. Oggi, generalmente parlando, non si ama. L'amore, la più santa cosa che Dio abbia dato all'uomo come promessa di sviluppo della vita, si è fatto, sotto le unghie d'arpia del secolo profanatore, una lordura di sensi, un bisogno febbrile. La famiglia, simbolo del modo con che si compie nell'universo l'operazione di Dio e germe della società, si è convertita in una negazione di vocazioni, in negazione di ogni dovere sociale. Tengo famiglia, e allora non faccio il mio dovere. Il maschio e la femmina hanno cancellato l'uomo e la donna, le madri d'Italia, schiavi anch'esse di una tristissima educazione e nulle nell'ordinamento sociale, predicano trepidanti i figli la sottomissione al potente, qualunque egli sia. Solo d'oggi? Solo di allora, scusate. Questa roba qua. Sottomissione al potente. Chiunque egli sia. I padri, che sanno come al limitare di ogni famiglia vegli una spia, li ammaestrano alla diffidenza e all'isolamento.
E le fanciulle innamorate balzano di gioia quando alle loro istanze sodono rispondere dall'amato: io vivrò per te sola. Poi, d'amanti, beate, di frenesie senza nome, riescono per lo più infelicissime mogli. Perché io ho sempre veduto mariti pessimi, i tipi di amici, i pessimi tra i cittadini. Cioè, non ha nessun impulso verso un amore più vasto, anche in quello più particolare, più prossimo, marcio, marcissimo, niente marcio, schifezza. Ma se ogni amica rispondesse al frenetico e forse ipocrita amante: tu non devi vivere per me, ma devi gioire in me e in me confortarti nei tuoi patimenti. Noi dobbiamo fare delle nostre due vite una sola vita più potente di intelletto ed amore, con un sacrificio continuo al grande, al bello, al divino, una sola continua aspirazione, un solo moto verso l'eterna verità. Se i padri definissero la vita ai figli non come la ricerca di un piacere quaggiù, bensì come preparazione per mezzo dei doveri a uno stadio di sviluppo superiore, se le madri, che pur si dicono cristiane, meditassero più spesso e ripetessero ai nati da loro tutto quel libro dei Maccabei, sapete il libro dei Maccabei nell'Antico Testamento, in cui la madre esorta i figli non a nascondersi, a leccare, a servire, a clientele, a sottomissioni, a raccomandazioni, no, ma a dare la vita per un ideale. Libro di Maccabei. Che pare dettato per gli italiani, adempirebbero tutti, meglio che oggi non fanno, i debiti dell'amore, e l'Italia non avrebbe da piangere ogni tanto i migliori tra i suoi cittadini spenti ad uno isolatamente. Per cambiare anche gli affetti familiari, una virtù è quella della pietas. Pietas, uso la parola latina, non significa pietà come oggi usiamo con l'italiano. Oggi pietà nella parola italiana significa compassione, ma pietas non significa compassione. Significa una sorta di rispetto, di venerazione e di ispirazione affettiva che le generazioni successive prendono dai migliori esempi delle generazioni precedenti. In primo luogo dai buoni esempi dei propri genitori, ma non solo di loro, anche dei grandi uomini del passato, dei grandi antenati, dei grandi uomini. Pietas. Ugo Foscolo l'aveva cercato di comunicare nella sua prolusione a Pavia, all'Università di Pavia nel 1808, che fu subito questo suo corso. Italiani, vi esorto le storie, gli esempi belli dei grandi nostri antenati sono qualcosa che ci attira e che sentiamo un dovere ricordare agli altri. Fu subito censurato, fu interrotto subito questo corso di Fosco. Pellico. Ammiriamo nell'umanità coloro che, attestando in se medesimi la morale grandezza di essa, ci indicano ciò che dobbiamo aspirare noi, di divenire noi. Non potremmo agguagliarci in fama a questi grandi, ma non è questo che importa. Sempre possiamo allora agguagliarci in interno pregio, cioè nella cultura dei nobili sentimenti, ogni volta che non siamo degli aborti o degli imbecilli, ogni volta che la nostra vita, dotata di intelligenza, si estenda, alla fortuna di estendersi, un po' al di là dell'infanzia. Quando siamo tentati di disprezzare l'umanità? Noi siamo tentati di disprezzare l'umanità, vedendo con i nostri occhi o leggendo nella storia molte sue turpitudini, storia dell'umanità, poniamo mente a quei venerandi mortali che pure nella storia splendono. Ed ecco dunque che si può fondare, non in maniera atarattica, di serenità inerte, di pie intenzioni che lastricano la via dell'inferno, ma attraverso l'autocritica e anche la critica, attraverso una purificazione, anche negli affetti più intimi, una nuova famiglia. Mazzini racconta di Nicola Ricciotti, uno dei compagni che furono
accanto ad Amilio e ad Attilio Bandiera nel 1844, quando andarono nelle Calabrie e furono uccisi tutti, qualcuno sul campo, qualcuno impiccato. Dopo. Questo Nicola Ricciotti scrisse annunciando la sua determinazione ai figli. Queste righe seguenti, scrive Mazzini, tra le pochissime che a me rimangono di lui. Eccomi giunto a uno dei momenti più tristi della mia vita, e forse al più decisivo per me. Mille privazioni mi attendono, infiniti pericoli circondano il sentiero che devo scorrere. La morte stessa è forse là, per colpirmi. L'amore che io ebbi per voi, e che per lontananza non si è già mai diminuito, il dovere di padre e di buon cittadino, non mi permettono di dare esecuzione alla mia decisione senza ricordarmi di voi e senza darvi alcuni precetti che io spero vorrete adempiere. Se mi è riservata una sorte crudele, se dovessi mai essere rapito al vostro affetto, conservate memoria di me e la mia sventura, non vi sgomenti, e sia questo mio scritto un documento della mia tenerezza per voi. Tengo famiglia? Beh, teneva famiglia questo Nicola Ricciotti. Sì. Non abbiate paura, perché vedo che giustamente, naturalmente, le nostre energie, no? Stanno così, compiendo la loro parabola. Taglio, adesso taglio. Adesso noi abbiamo cominciato alle 9:30. Adesso è quasi un'ora, sono 22:28. Perciò tutto il punto sulla magnanimità, via, taglio, elimino. La megalopsichia, la grande anima, pensare che la grande anima non è il narcisismo, è il contrario. Vabbè, non c'è tempo. Fedeltà alla verità. Sono così degli esempi di virtù, questa, della magnanimità, cioè essere umili. Ma non avere paura del giudizio degli altri, perché? Perché uno ha fiducia in se stesso. Questa è la grande anima. La grande anima ha fiducia. Regge, sta salda, sta eretta. Perché? Perché ha un'autostima. L'autostima non si sorregge con i puntelli del narcisismo. Che i puntelli del narcisismo sono i puntelli che reggono qualcosa che non si regge da sé. Non si regge da sé perché non si può reggere, perché è vuota, è flossa, è vuota, è marcia, e non c'è niente. Non è il narcisismo, non c'è bisogno delle lodi altrui. Anche qua, senza ascetismo. Tutti noi abbiamo bisogno del riconoscimento altrui. Ma a che prezzo? A prezzo della falsità? A prezzo della slealtà nei concorsi e nelle gare sociali in genere? Slealtà. A prezzo di rubare. Uno non si ruba solo i soldi, ma ruba anche i posti. Si rubano anche i posti o no? In quest'Italia del cicciolo. Tutti abbiamo bisogno di essere riconosciuti. Io per primo, chiunque. Ma non a qualunque costo. Non a prezzo di qualsiasi altro bene sacrificato. No? Non a prezzo della falsità, della millanteria, parola della lingua italiana, so che non si usa molto, però esistono i millantatori. Che significa millantare? Significa vendere merce che non si ha. Salto, punto fedeltà alla verità, salto anche il punto sull'amicizia e la fratellanza, salto il punto sull'educazione, fu così importante il problema
dell'educazione, per Mazzini, per Silvio Pellico, per De Santis. Magari su De Santis, facendo io, vabbè, molto breve, taglio la citazione da Ippolito Nievo, in questo bel romanzo che vi raccomando, Le confessioni di un italiano, lui, una gran parte di esso, e questa è una cosa nuova, che è anche nuova rispetto ai Promessi Sposi di Manzoni o altri romanzi precedenti e successivi, dà grande spazio a racconti autobiografici dell'infanzia, una cosa che non era del XIX secolo, è venuta dopo, nel XX, a lui, e dice, nell'indole del fanciulletto sta racchiuso il compendio del, in compendio, in riassunto, il tema della vita intera, onde io non mi stancherò mai di ripetere, o anime reggitrici dei popoli, o menti fiduciose nel futuro, o cuori accesi d'amore, di fede e di speranza, volgetevi all'innocenza, abbiate cura dei fanciulli. Lì stanno la fede, l'umanità, la patria. Scrive Pellico quando era rinchiuso nei piombi di Venezia prima di andare allo Spielberg, di un bambino sordo e cieco che gli era venuto, figlio probabilmente di qualche carceriere lì vicino alla sua cella. Ebbi, e cercava di insegnargli a comunicare, ebbi molta inclinazione per i fanciulli e l'ufficio di educatore mi parve sublime. E siccome appunto sono insegnante, voglio citare questa citazione di Francesco De Santis. Sapete, Francesco De Santis è il non superato, critico della letteratura italiana, cioè la sua storia della letteratura italiana è la migliore che c'è, anche ora. Questo irpino, ma napoletano d'adozione, Francesco De Santis, aveva fatto una scuola a Napoli. A quel tempo non c'erano scuole di Stato, nel regno delle due Sicilie, c'erano solo scuole private. Io avevo per quei giovani un culto, sentivo con desiderio le loro osservazioni e i loro pareri, studiavo le loro impressioni, godevo tanto a vedermeli intorno con quei gesti vivaci, con quelle facce soddisfatte, essi guardavano in me il loro amico, il loro coetaneo, e mi amavano perché sentivano di essere amati. Io avevo il loro entusiasmo giovanile, i loro ideali, e se in loro c'era una parte del mio cervello, da loro veniva a me una fresca aura di vita e di ispirazione. Senza di loro mi sentivo nel buio. Essi erano lo sprone che mi teneva vivo l'intelletto e lo riempiva di luce. Patria, libertà, umanità, tutti i più alti ideali che mi brillavano innanzi, si compendiavano in quest'uno, piacere alla scuola. E lì erano la mia espansione, lì era la mia felicità. Quante volte ancora oggi rimemoro quei giorni e dico, com'ero felice allora. Ah, quanto poco questi discorsi si sentono nelle ore buche nelle sale dei professori. Coraggio, Pellico, coraggio sempre. Senza questa condizione non si può essere liberi, perché la libertà non è regalata, la libertà è conquistata. Coraggio per vincere il tuo egoismo e diventare benefico. Ci vuole anche coraggio per vincere la tua pigrizia e proseguire in tutti gli studi onorevoli. Ci vuole anche coraggio per proteggere in ogni incontro il tuo simile. E ci vuole anche coraggio, attualizziamo questo proprio adesso, per noi italiani di adesso, ci vuole anche coraggio per resistere al male esempio e all'ingiusta decisione. Garibaldi, ho osservato che aveva detto una frase quando sconfitto dai francesi di Luigi Napoleone, presidente della Repubblica Francese che aiutava il Papa a ritornare a Roma, sconfitto
militarmente, però dopo un'eroica resistenza, quella in cui morì appunto Goffredo Mameli, Garibaldi disse una frase che io sono sicuro, anche per la grande stima che il mondo anglosassone ha per Garibaldi e per Mazzini, un culto più vivo che tra noi. I studiosi, sapete che il più grande studioso di Mazzini è Dennis Max Smith, anzianissimo, avrà 95 anni, professore di Oxford. Beh, Garibaldi disse questa frase che ispirò, secondo me, perché io conosco bene la figura, perché l'ammiro molto, di Winston Churchill, ispirò Churchill al momento decisivo, the finest hour, della battaglia d'Inghilterra. Dopo che la Francia era crollata, l'Europa rimane al Reich, alleato dell'Unione Sovietica, e sola rimaneva a difendere la libertà l'Inghilterra. E questa frase però è di Garibaldi, e fu ripetuta quasi uguale da Churchill nel 1940. Io esco da Roma. Chi vuol continuare la guerra contro lo straniero, venga con me. Io non offro paga, né quartiere, né provvigioni. Offro fame, sete, marce forzate, battaglie e morte. Sulla religiosità, molto veloce, che si dice che sono massoni, sono irreligiosi, tutt'altro. Leggete le pagine di questi uomini, queste le pagine di Mameli, di Pellico, di Mazzini. Al contrario, la religione certo deve essere purificata, come sempre, ecclesia, sempre reformando, ecclesia, simul sancta, ac peccatrit, certo, sempre, ma questo sin dall'inizio, sin dal nucleo apostolico, sempre, sempre c'è un... e pianse amaramente dopo averlo tradito, rinnegato tre volte, pianse amaramente, sempre, questa è la vita, non le balle, questa è la vita, sempre, mica che nella chiesa non c'è, balle, cominciare dalla sua origine stretta, è così. Vada retro Satana, viene detto al primo Papa, Satana, o tentatore, da Gesù Cristo, non da un ateo gay comunista, da Gesù Cristo. Ora, già Manzoni, il nostro maestro cattolico liberale, Alessandro Manzoni, non era leninista, non era bolscevico, ma lui ci presenta una vicenda della religione chiaramente giudicata. Ci presenta Fra Cristoforo, ci presenta proprio il cammino della conversione verso l'ideale di Cristo nella sofferenza, ma anche nella risurrezione, Fra Cristoforo. Ricordate quel giovane nobilotto che combatteva per, non per la SUV, la mia SUV va davanti, va dietro, va davanti, SUV, la dritta è mia. E ammazzava le persone, come si ammazzano oggi? Con le SUV, non con lo stocco spagnolesco. E questa è la religione di Fra Cristoforo. Quella che guida gli umili, è la stessa umile, nelle vicende drammatiche raccontate dal romanzo. Ma poi c'è la religione di Gertrude, ricordiamoci, e escono sempre dalla penna dello stesso, non è che la religione di Cristoforo esce dalla penna di un beghino bigotto, è la religione di Gertrude, la monaca di Monza, e di suo padre, e della sua famiglia, ducale, non è che escono dalla penna di Trotsky o di un allievo di Lenin, escono sempre dalla penna del conte Alessandro Manzoni, nipote del marchese Cesare Beccaria, mi risulta. E la religione di Gertrude è una religione giudicata molto da Alessandro Manzoni, sottomissione, falsità, uccisione degli stessi ideali del Vangelo in nome della religione. Mazzini racconta il martirio dei fratelli Bandiera, Attilio ed Emilio Bandiera, erano figli di un ammiraglio della Marina Asburgica e avevano come rinnegato gli ideali del padre, che serviva quello che per loro invece era il nemico principale dell'Italia, l'Austria,
Loro padre era ammiraglio della Marina Imperial Regia Marina Asburgica. La mattina del giorno finale, fatale, furono trovati dormendo. S'abbigliarono con somma cura, per quanto potevano, con eleganza, come se si apparecchiassero a un atto solenne e religioso. Un prete venne per confessarli. Ma essi lo respinsero dolcemente dicendogli che essi, avendo praticato la legge del Vangelo e cercando di propagandarla anche a prezzo del loro sangue tra i redenti da Cristo, speravano di essere raccomandati a Dio meglio dalle proprie opere che dalle sue parole, e lo esortavano a serbarle, esse parole, per predicare ai loro oppressi fratelli in Gesù la religione della libertà e della eguaglianza. S'avviarono col volto sereno e ragionando tra di loro al luogo della esecuzione. Giunti e apprestate le armi dei soldati, pregarono che si risparmiasse loro la testa, fatta immagine di Dio. Guardarono ai pochi, muti, ma commossi, circostanti, gridarono: «Viva l'Italia!» Caddero morti. Religiosità. I think. What do you think? What do you think? Ecco, sto finendo, anzi, questa è la mia conclusione. Quale carità di patria per gli italiani di oggi? Io vorrei così, guardare un po' quello che mi risulta della mia vita, perché ce n'ho una sola, non so quante ne avete voi, io ce n'ho una sola. E in questa mia, in questo arco di questi anni qua, mi risulta che ci sono dei fraintendimenti, dei travisamenti di quello che può essere per me, per voi, per noi, l'ideale dell'amore per la comunità in cui tutti noi, fin dalla nascita e ancora adesso, viviamo. Direi, uno è il fraintendimento di quello che lungo la mia vita ho visto essere la cosiddetta sinistra. La sinistra in Italia non è i liberal americani, non sono i progressisti liberal puritan americani, no, non sono neanche i laboristi o i fabiani, la filantropia di tradizione inglese, no. In Italia sinistra significa marxista, significa partiti d'origine filosofica marxista, marxisti, significa socialisti, comunisti, questa è la sinistra italiana, socialisti e poi il loro figlio, la loro costola, i comunisti, questa è la realtà, non solo la realtà tardo ottocentesca e prima novecentesca, ma anche la realtà che io stesso ho vissuto. Io, è tutta una vita che mi spupazzo i sessantottini, tutta una vita, ancora adesso, nelle cattedre universitarie, negli assessorati alla cultura, negli scranni del Parlamento, ancora adesso. È tutta la mia vita che mi spupazzo i sessantottini. Cosa sono i sessantottini? Sono neo-marxisti, non sono i marxisti del XIX secolo e neanche quelli di Gramsci. Sono neo. Neo, ormai, visto che tutta la mia vita è un po' come non neo, magari sono passati dal 68, qualche decennio. Vabbè, questa è la sinistra. Io direi, userei per lì, tante cose buone ha fatto la sinistra, adesso c'è un attimo di ver polemica, poi la lascerò, però la replicherò per la destra. La ver polemica, sì. Uso questa frase di Silvio Pellico. Tutti gli affetti che stringono gli uomini tra di loro e li portano alle virtù sono nobili. Il cinico, che ha tanti sofismi contro ogni generoso sentimento, l'irrisione della morale, che ho sentito quando ero ragazzo, negli anni 70, e quando ero giovanotto, negli anni 80. La morale non conta niente.
sono retorica borghese. Quello che conta sono i fatti economici e al massimo l'illuminata avanguardia di un partito, un piccolo gruppo di partito illuminato, l'avanguardia illuminata. Politica, ma no. Al massimo la politica dell'avanguardia illuminata. Oppure l'economia. La morale, retorica borghese. Egli, il cinico, dice: la mia patria è il mondo, il cantuccio nel quale nacqui non ha diritto alla mia preferenza, da che non può sopravanzare in pregi tante altre terre dove si sta o ugualmente bene, o meglio, come quando negli anni 70 sentivo che in Russia si stava, pazzesco, no? Però chi ha la mia età lo sa, che si diceva, che in Russia si sta meglio, sì o no? Sto inventando io? O si diceva negli anni 70? Vi risulta? Sì o no? Vi risulta? Non è una mia invenzione. Non sto inventando. L'amor patrio, dice il cinico, non è altro che una specie di egoismo accomunato tra un gruppo di uomini per autorizzarsi a odiare il resto dell'umanità, a odiare i negri, a odiare, come si dice a Brescia, i giargianesi, perché noi occidentali o noi italiani siamo pieni di privilegi e ci accomuniamo in un egoismo contro invece il nostro dovere di che cosa? È anche la retorica che si sta meglio nei paesi del terzo mondo, anche questa. Non detta con una teoria sistematica, perché ogni cosa pazza, detta con una teoria sistematica, crolla, nella sua stessa esplicitarsi, mostra che è un'idea pazza. Ma in maniera sottile, anche se pressante, è acqua cinese, stillante, costante, per anni, circola, e lo si è vista circolare, questa idea qua. Ora, l'amore patrio non è che una specie di egoismo, accomunato tra un gruppo di uomini per autorizzarsi a odiare il resto dell'umanità. Ma commenta Pellico, Silvio Pellico, chiamare accomunato egoismo questa simpatia e l'accordo tra gli interessi tra i membri di un popolo sarebbe quanto se la mania della satira volesse vilipendere l'amore paterno e quello filiale dipingendoli come una congiura mafiosa tra padri e figli, perché si privilegia una vicenda per poter sprezzare gli altri, quasi che non si capisce che noi siamo educati negli affetti vicini e nasciamo per necessità, per questa è la realtà, negli affetti vicini. Ma se siamo educati negli affetti vicini, poi ci espandiamo. Allora l'internazionalismo del marxismo vetero o neo è stato quella cosa che anche a me personalmente, come ho detto prima, mi ha allontanato dallo studio, dalla conoscenza delle direttive che emanano da questo il migliore momento della storia di noi italiani. Il migliore momento della storia degli italiani non sono state mica il Rinascimento, con le leghe sante, la lega di Cambrai, i papi che andavano di qua, andavano di là, o Franzo Spagna, Basche Semagna. Mica è stato il Rinascimento. Bei quadri, begli affreschi, ma scelleratezze, viltà, sottomissione. Mica sarà stata la Controriforma e l'età barocca, in cui la Spagna dominava, in cui si aveva paura delle delazioni dei gesuiti. In questo un po' anche morte, anche chi ha grande orgoglio e carità di patria come Benedetto Croce ammette che nel XVII e la prima parte del XVIII secolo sono morte le nostre arti, tanto per dirne una. Il migliore momento non mi sembra neanche quello della Resistenza, perché la Resistenza, anche qua, che tormentone ho avuto lungo la mia vita la cosa della Resistenza. Io ovviamente non ho nulla contro chi è morto, chi ha dato la sua vita combattendo il nazifascismo, figuriamoci. Ma sono pochissimi quattro gatti. Erano pochissimi quattro gatti. Erano pochissimi quattro gatti. Chi ha liberato l'Italia è stato il generale Alexander, chi ha liberato l'Italia, posto che uno pensa che sia stata liberata dal nazifascismo. Ma chi pensa che è stata liberata dal nazifascismo è stata liberata dal generale Alexander. Non certo da noi. Che noi eravamo i nazifascisti. Ecco, beh, a
al tempo del Risorgimento noi non eravamo i nazifascisti. Il sentimento antiaustriaco era diffuso, era abbastanza diffuso. Qua abbiamo poi, per non essere faciloni o schematici, bisogna distinguere nelle varie aree d'Italia, nelle varie classi sociali, certamente. Ma era abbastanza ubiquitario. Anche il retrivo reazionario Pio IX aveva un sincero, schietto sentimento antiaustriaco. Adesso però voglio dire contro l'attuale destra, perché io ho anche vissuto lungo l'arco della mia vita la destra. E la destra, come ho voluto specificare cos'è la sinistra in Italia? Che non è solo i liberal degli Stati Uniti, non sono i laburisti francesi, non sono i socialdemocratici scandinavi, ma sono quelli che vi ho detto, quelli che dicevano ad avvenir Baffone, e Baffone era Giuseppe Stalin, attenti borghesi ancora pochi mesi. Così anche la nostra destra, specularmente, non è un caso che specularmente sia così, mica è la destra di De Gaulle, mica è la destra di Winston Churchill, perché Winston Churchill era della destra inglese, i conservatori, i Tories. De Gaulle, come sapete, era un generale dell'armée, mica era un sindacalista comunista. E ha fondato quel partito che ancora oggi è la destra francese, il gaullista, i vari partitini o partitoni gaullisti. Beh, la destra francese, la destra inglese, quelle lì, non sono la nostra. Sapete perché? Perché la nostra destra è quella che si richiama in varie forme, con vari velamenti, ma di fatto alla dittatura fascista. Spegnere la libertà di stampa, combattere la separazione dei poteri, stroncare la magistratura indipendente, deprimere al massimo le associazioni, avere xenofobia verso gli stranieri, esattamente il fascismo. Schiacciare il sindacato, deprimere i diritti dei lavoratori, quello che ha fatto lungo gli anni 20 e poi negli anni 30 è il fascismo. La nostra destra si richiama in forme più o meno velate al fascismo. Non è la destra di Charles de Gaulle, non è la destra di Winston Churchill. Sapete perché? Perché la destra di Churchill, di De Gaulle, è quella che ha stroncato il nazifascismo come una noce. L'ha stroncato. Piaccia o non piaccia? Che la storia è questa. Piaccia, non piaccia, però è così. E contro questa destra vi cito l'ultima lettera di Attilio Bandiera a Giuseppe Mazzini. Non è la lettera di un ateo gay comunista, ma di Attilio Bandiera a Giuseppe Mazzini. E quindi conclusi, ed è già gran tempo, che la causa italiana è solo una dipendenza dalla causa umanitaria. Umanitaria. E prestando omaggio a questa inconcussa verità, mi conforto intanto delle tristizie e delle difficoltà dei tempi con questa riflessione che giovare all'Italia è giovare alla umanità intera. Niente sciovinismo, niente xenofobia, niente narcisismo nazionalista. È l'idea stessa di Mazzini. La vocazione della nazione è per risorgere se stessa, ma risorgendo aiutare le nazioni sorelle. Sapete che Mazzini ha fondato la Giovane Italia, ma ha anche contribuito a fondare la Giovane Svizzera, ha fondato la Giovane Europa, ha contribuito a fondare la Giovane Ungheria e la Giovane Polonia, quando stava a Ginevra. Il suo primo esilio, scusate, il secondo esilio, primo Marsiglia, secondo esilio Ginevra, terzo esilio Londra. Giuseppe Mazzini, a me dà orgoglio, so che se ne parla male, si dice che era uno che non sapeva organizzare, e non sapeva organizzare, voglio sapere chi sa organizzare, che era un parolaio, beh, se amare la parola e coltivarla per iscritto, se essere parolaio, vabbè. Adesso però
Ascoltate, io ho citato questo brevemente, Dennis McSmith, ancora vivente, più grande storico del Risorgimento, più grande storico del Risorgimento attualmente vivente, non è un italiano ma è un inglese. Piaccia, non piaccia. Nel 1919, andando al congresso di pace di Versailles, vedete la reggia del Re Sole, il presidente degli Stati Uniti d'America, Woodrow Wilson, si fermò a Genova. Come Genova è sulla strada tra Washington e Versailles? Geografia, no? Non mi risulta che Genova sia proprio... Tu devi andare da Washington, arrivare a Versailles, cioè Parigi, non è che devi passare da Genova, capito? Non è che è venuto con la caravella Woodrow Wilson, ha preso la caravella, allora... No. Si è fermata a Genova e posò una corona ai piedi della statua di Giuseppe Mazzini. E disse che stava mettendo in pratica l'ideale di quell'uomo che, per un qualche dono divino, era stato innalzato al di sopra del livello comune. E disse che neanche William Gladstone, un attimo faccio il maestrino di storia, Gladstone è il più grande primo ministro inglese di età vittoriana, sotto l'imperatrice delle Indie, Vittoria, il più grande, Gladstone. Dice, neanche Gladstone, e state attenti, lui è un presidente degli Stati Uniti d'America, e neanche Abraham Lincoln, avevano penetrato a tal punto l'essenza del liberalismo quanto fece Giuseppe Mazzini. Chi parla non è un gioppino così, cos'ha un tronista di qualche comparsata, di qualche torso, ma è il presidente degli Stati Uniti d'America che si recava a Versailles per trattare la pace alla fine della prima guerra mondiale. Sempre a Versailles il primo ministro dell'impero britannico, David Lloyd George, disse che da Mazzini aveva imparato sia il patriottismo sia moderare l'orgoglio nazionale. Bella questa. Sia l'amore per la propria patria, sia a moderarlo per non farne narcisistica, senso di superiorità e oppressione altrui. Dubito che nella sua generazione, sono parole di Lloyd George, ci sia stato nessuno che abbia esercitato sui destini d'Europa un'influenza altrettanto profonda. Pensate, dice, dubito, lo dice un inglese, non un gioppino, un qualsiasi inglese, lo dice il primo ministro dell'Inghilterra. Dubito che nella generazione di Mazzini vi sia stato nessun altro che abbia influenzato così profondamente, che cosa? Così profondamente il corso delle azioni dello zucchero, così profondamente i destini d'Europa. L'edificio di Bismarck, sapete Bismarck, l'unificatore del Reich tedesco, l'edificio di Bismarck è crollato, mentre l'Europa di oggi è quella di Giuseppe Mazzini. Mazzini è il padre della Società delle Nazioni, che Lloyd George, su ispirazione di Wilson, fondò a Ginevra, dove era stato in esilio Giuseppe Mazzini. La Società delle Nazioni di Ginevra è l'antecedente immediato dell'ONU. Ecco, di questo io mi sento orgoglioso, perché Giuseppe Mazzini è un italiano. Di che cosa possiamo sentirci orgogliosi noi oggi, italiani? Come si può nutrire, non in un senso illusorio e drogato, ma un po' realistico, la nostra carità di patria di oggi? Io sono un insegnante, nel più piccolo ho il mio piccolo punto di vista, e sarei stupido a non capire che è un piccolo punto di vista, parziale, eccetera. Però meglio un punto di vista qualsiasi che nessuno. Poi chiedo al dibattito a voi altri punti di vista. A
a questa stessa domanda. Come può nutrirsi oggi il nostro amore, oggi, e orgoglio di essere italiani? Come insegnante seguo quello che scrive Lucio Russo, uno scrittore che apprezzo molto, è un fisico che insegna la Sapienza di Roma fisica. Nel suo libro sulla scuola italiana dice: la scuola italiana ha una particolarità che la distingue da tutte le altre scuole del mondo. Per 3 anni, adesso lui scriveva prima della riforma Berlinguer, per 3 anni nella scuola superiore si insegna la storia del mondo. 2 anni la storia antica e 1 anno il Medioevo. E solo si concentra sulle vicende più nazionali solo nel 4º, nel 5º anno. Questo non succede in Francia, non succede in Germania, non succede in Inghilterra, non succede negli Stati Uniti d'America, dove principalmente c'è la storia del proprio paese. E poi sempre ricordo Lucio Russo che nel liceo classico italiano è l'unica scuola del mondo dove tutti, non come opzione per qualcuno, ma come tutti gli iscritti, studiano il greco antico, che non è precisamente una materia per una società consumista, ma ha un tot di disinteressato. Ecco un piccolo punto di vista, no? Per costruire dal piccolo al grande sarebbe ridicolo. È un punto di vista, anche perché grattando, sto cercando di grattare, cosa posso sentirmi? Certe personalità mi sento orgoglioso, di Dante Alighieri mi sento orgoglioso, di Galileo Galilei mi sento orgoglioso, di Cesare Beccaria mi sento orgoglioso, di Giuseppe Mazzini, del Conte di Cavour, di Benedetto Croce, di Enrico Fermi, la scuola dei fisici di via Panisperma, mi sento orgoglioso, però anche non mi nascondo che sono tutti morti da un pezzo, sono tutti morti da un pezzo. A voi. Io ho finito. Allora, sicuramente interessantissimo, sicuramente pieno di spunti, e io che guardavo a fianco degli appunti ho visto che c'erano altrettante pagine che sono state, per motivi del tempo tiranno, appunto saltate. Io spero che da tanta appassionata relazione vengano qualche domanda da parte del pubblico. Qui c'è un microfono volante, vi prego di parlare al microfono perché sennò dopo la registrazione non potrebbe registrare la domanda e il nostro relatore qui per rispondere agli altri punti di vista. Ecco, c'è una domanda, se puoi venire qui al un membro del Centro Studi Civitanovesi. Salve. Tanto complimenti per, non solo per i contenuti ma anche per la passione nella presentazione. E 2 o 3 riflessioni e una piccola domanda. E intanto grazie per le suggestioni di lettura. Io incalzerei sui diari di Cavour, che secondo me sono molto interessanti. Per chi fosse rimasto spaventato dall'idea del suicidio, diciamo anche che Cavour era, insomma, un uomo di mondo, aveva viaggiato, forse c'era anche qualche eco romantica, c'era, insomma, aveva disperso molti soldi con il gioco, insomma, quindi è una personalità complessa. E volevo aggiungere tra le suggestioni di lettura, agganciandomi a quella riflessione, insomma, su destra e sinistra, che forse in questa fase va recuperato anche Tocqueville, che era un nobile francese che già nell'Ottocento era andato in America, ne aveva visto i pericoli della democrazia e aveva suggerito come rimedio per questi pericoli lo sviluppo dei corpi intermedi, le associazioni, forse anche la famiglia, forse i quartieri, insomma tutto quello che forse... Alexis de Tocqueville, esatto, che peraltro era, insomma, un nobile francese, quindi, esatto, nobile e magistrato. Esatto. E, come domanda, insomma, su tutte queste riflessioni, quello che mi sorgeva, ma implicitamente forse è venuto fuori, è se si può parlare di una spiritualità o di diverse spiritualità, visto che abbiamo sentito diverse voci, e se queste diverse spiritualità sono, come dire, italiane, nazionali, sovranazionali, se fanno parte, come dire, di un sentire comune
di un popolo eletto, dico tra virgolette, nel senso deputato al fare gli italiani, come c'è nella citazione iniziale, o se invece forse vanno calcolate anche le spiritualità di quelli più semplici. Io, occupandomi di storia, leggendo quello che avveniva nei consigli comunali, vedo che poi invece molti pensavano, come dire, ad estendere il dominio del proprio comune, a ripristinare la virtù della nostra antica repubblica. Eppure anche lì a volte ci sono uomini che non lo fanno, come dire, per machiavellismo, ma proprio per un sentire della propria piccola patria. Quindi, diciamo, ecco, la riflessione era un po' questa. Ecco, io già ho citato la riflessione che faceva Ippolito Nievo sulla sua patria, la Repubblica di San Marco, e come vede, è autocritica, non esprime nessun campanilismo, anzi dice: coloro che adesso ci vendono fanno bene, e parla delle persone del direttorio per mano di Bonaparte. Noi siamo sempre abituati a Foscolo giovane che compose statuarie, mi suicido, a Jacopo Ortis, peggiore tra le opere di Foscolo, Jacopo, per la patria di Venezia, venduto al via all'austriaco. Ecco, a lui voglio, a me stesso, perché l'ho imparato da poco, e anche voi comunicarvi, contrappongo Ippolito Nievo. E mentre Cavour stava con le sue amiche, le Serbelloni mazzanti dal mare, Ippolito Nievo andava con i mille di Garibaldi. Eccolo! Differenzina. Ed era molto autocritico verso la propria Repubblica. La prima parte, che si ambienta nel castello di Fratta, lì nel Friuli, è una non senza esacerbazione, senza risentimento. È anche molto lirica, io per questo consiglio anche proprio come romanzo questo qui, ma è una descrizione di un disfacimento. Ora, nelle pagine invece di Settembrini e De Santis sono fortemente critiche di Re Bomba. Chi era Re Bomba? Era Ferdinando II di Borbone, detto Re Bomba. Parlava in dialetto, non è il primo, cioè quelli di adesso non sono i primi ministri che si compiacciono di sedurre il popolino parlando in... non è il primo, lo faceva anche Re Bomba. E la situazione dei carceri del Regno delle Sicilie è denunciata come turca da Settembrini e De Santis. E Settembrini, come dire, poté visitare gli hotel. Non so se mi capite. Le sensibilità certamente erano diverse. Ora però non esalterei questa cosa marxista o vetromarxista o neomarxista o populista o cattolicarda pietista o buonista del popolino. No. Guarda, Ippolito Nievo nota che nei 1086 che col Piemonte col Lombardo salparono, non per fare una crociera di Pasqua, non ci fu mai nessuna spedizione militare così composta da persone colte, da così tanti laureati all'interno dei volontari combattenti. Goffredo Mameli, come più volte vi ho ricordato, morì a 21 anni e mezzo. Però aveva già scritto una tragedia in 5 atti, Giovanni Nanovi, ambientata nel XVI secolo a Genova, e ci ha lasciato, sono online, scritti rari ed inediti, consultabili gratuitamente su internet, e ci ha lasciato gli appunti dei cosiddetti spogli di lettura, no? Quando uno prende gli appunti, mi capitava anche a me in gioventù, sono un tanto, ma di prendere di ricopiare delle parti che mi interessavano, dei libri che leggevo. Beh, lui a 16, 17, 18 anni ci ha lasciato degli spogli, sono consultabili gratis, liberamente su internet, della Bibbia, di Lord Byron, di Giuseppe Barini,
di Ludovico Ariosto, di Alexandre Dumas, di Edouard Gibbon, di Voltaire, di Foscolo, di George Sand, di Hugo, di Sioux, di Seneca, di Madame de Staël, di Rousseau, di Guizot, di Tito Livio, di Lamennais, di Platone. Studiava il ragazzo, no, per dire una sensibilità, perché se no se lo immagina solo con la sciabola. Ma la sciabola come era collegata a queste letture? Punto di domanda. Cavour aveva, io li ho letti questi diari continuamente, sin da adolescente, espone questo suo ideale, l'ideale del juste milieu, che non capiscono né i reazionari tipo Principe di Canosa, né i radicali di sinistra, la sinistra allora che non era marxista, ma erano quelli alla Brofferio, alla Valerio, piemontesi. E poi si trovavano tutti e due, osserva Cavour nei suoi diari, a odiare l'Inghilterra e la cultura anglosassone, per motivi diversi, ma accomunati, sia la destra reazionaria, sia la sinistra radicale repubblicana. Lui invece aveva questa spiritualità, quella del juste milieu. E a un autore che nei nostri manuali, Nico Nostri, quelli che hanno solcato la mia vita, sia come studente, adesso come insegnante, io, i nostri manuali di ispirazione marxista è sempre maltrattato. Brevemente, ma quel breve trattazione è una maltrattazione, e cioè Guizot. Guizot da noi è come dire una specie di vampirello nei nostri manuali, impera. Beh, era l'idolo di quel gioppino che era il conte di Cavour. Il suo idolo era Guizot. Diverse sensibilità. Perché quella di Pellico è una sensibilità molto conciliatrice, non a caso ha fondato il Conciliatore, la rivista. Cioè, mai polemico. Adesso una delle voci che non ho trattato è quella della misantropia, di quel vizio di essere indignati, nell'indignazione gasarsi, autogasarsi, diventare polemici, unilaterali, manichei, e non amare più, far morire l'amore, fare aumentare l'odio, l'amara indignazione, l'amaro piacere di additare difetti, eccetera. E lui non aveva questo carattere, la sensibilità di Silvio Pellico era molto mite, era molto conciliatrice, anche quando parla dei suoi persecutori, i suoi giudici, i suoi carcerieri, forse qualcuno ha letto in prigione e sa che tra le pagine più commoventi di questo libro ci sono quelle riguardanti il suo carceriere. Invece la sensibilità, la spiritualità di Garibaldi era, tra tutte quelle che ho visto, che ho citato adesso in questi nomi, che ho citato la più polemica, quella di Garibaldi. Garibaldi era molto polemico. Garibaldi scrisse alla madre di Mameli, quando era già morto. Mameli, non Garibaldi, se non poteva scrivere. Quanta diversità di indole negli individui, mentre all'apparenza si direbbero della stessa natura. Io a volte anche faccio questa riflessione con me stesso, non spesso, a volte mi capita. E cioè che noi, come dire, a livello fisico siamo tutti l'ordine dei primati, no? Cioè vertebrati come tipo, come classe, siamo mammiferi, come ordine siamo primati, cioè abbiamo due arti inferiori, due arti superiori, il pollice opponibile, queste cose qua. Siamo molto simili a livello fisico, ma a livello morale quanto siamo diversi. Contiamo, siamo degli esempi, no? Goebbels, Hitler, non so, tanti altri anche, e poi non so, mettiamo appunto persone come Mazzini, come Madre Teresa di Calcutta, come Gesù Cristo, non lo so. Cioè a livello morale siamo abissalmente diversi, mentre a livello fisico ci assomigliamo assai. Cosa nota? Ecco, vedi qua, sto tirando fuori la mia spiritualità polemica, ovviamente, perché sto citando appunto questa di Garibaldi, che è così. Quanta diversità di indole negli individui, mentre l'apparenza si direbbero della stessa natura. Sotto l'aspetto di uomini, sentite le parole scelte da Giuseppe Garibaldi, sotto l'aspetto di uomini brulicano certi esseri che dell'uomo sono la vergogna. Nati come gli insetti.
piatti roditori o come le velenose erbe, ciurmaglia che affligge il genere umano e ne ritarda o ne fa vano il progresso. Da un'altra parte, voi vedete un'eletta schiera, giovani principalmente, votarsi a ogni disagio della vita, a ogni sacrificio, alla morte per il bene della loro patria e dell'umanità. Ecco, qua troviamo un tono polemico che per esempio nella spiritualità di Silvio Pellico non c'era. E perciò direi sì, ci sono spiritualità diverse, cioè ideali etici che poi si interfacciano con la psicologia conscia, preconscia, inconscia di un vissuto comunque integrale delle persone diverse, certamente. E però, non dico nulla di originale, a dire che una delle meraviglie del Risorgimento è che delle personalità che avevano nell'intimo delle psicologie così diverse come Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, il Conte di Cavour e Vittorio Emanuele II, non per un piano loro, chi studia poi particolari sa che non è per un piano loro, hanno litigato tutti questi qua che sto detto, hanno tra di loro litigato tutti. Cioè Cavour ha litigato con Garibaldi e voleva ammazzare Mazzini. Mazzini aveva litigato con Garibaldi perché si è sentito tradito con la società nazionale. Ad Azeglio, quando stava per dargli il primo incarico di governo, Vittorio Emanuele II, a Cavour diceva, questo qua non lo voglio, lo diceva in piemontese, che non so ripetere perché non sono piemontese, questo qua non lo voglio, è antipatico, non lo sopporto. Questo, oscenità, ci inculerà a tutti. Vittorio Emanuele, Giuseppe D'Azeglio sul conte di Cavour. E il conte di Cavour con Garibaldi. Tra gli ultimi discorsi che fece Cavour fu un discorso contro Garibaldi, prima di morire, anche lui è morto giovane, sapete che è morto, non aveva ancora raggiunto i 51 anni, a 50 anni e mezzo, è morto a Santena, nella camera, ho visto la camera, sono stato l'agosto scorso, la maschera mortuaria, è morto di ancora non si sa bene di che cosa. È morto, comunque è giovane relativamente, io sono già più vecchio di Cavour, Barolo o non Barolo. Perciò la cosa meravigliosa è che queste diversità si siano unite, mica per il loro progetto. Appunto, ripeto, hanno litigato, tutti questi qua hanno litigato con tutti gli altri. Altre domande? Ascoltando anche in questi giorni quello che viene detto sui giornali, in internet, in televisione, no? Pensando a quello che il Risorgimento è stato anche in generale, mi verrebbe da riprendere due versetti di uno degli ultimi canti dell'Inferno di Dante: nati non foste a vivere come bruti, ma a seguir virtù e conoscenza. Odisseo, parlando ai propri uomini, li sprona all'azione. L'azione è stato quello che ha fatto muovere i giovani nel Risorgimento italiano. Il Risorgimento, infatti, nell'azione è stato fatto anche dai giovani. Lo abbiamo visto, appunto, Ippolito Nievo, Mameli. Ecco, io ascoltando la sua conferenza, ascoltando ciò che lei ha detto, ho riflettuto anche su quello che lei ha detto, ho cercato di leggere tra le righe, ho apprezzato la sua ironia, però ho ascoltato due volte la ripetizione del termine machiavellico e non penso di aver generalizzato un po' troppo utilizzando questo termine. Cioè, Machiavelli nel suo pamphlet di politica militante, lui vuole spronare i medici affinché prendano in mano la situazione politica di Firenze, affinché prendano in mano l'Italia e formino uno Stato Unito. Quindi lui sprona al materialismo, sprona all'egocentrismo quasi, però lo fa perché vede che non esiste una
perché non esiste questa voglia di unire. C'è troppa anarchia ancora, secondo Machiavelli. Troppe persone, anzi, vogliono il potere e alla fine nessuno lo ha. Quindi lei ha usato per due volte il termine machiavellico, parlando appunto del risorgimento, non so. Allora, ci sono due spunti che colgo da questo intervento. Comincio dal secondo, e cioè su questo uso della parola machiavellico. Ricordo al giovane ascoltatore, a tutti, che l'ho usato citando Dei doveri dell'uomo di Giuseppe Mazzini. I due mali principali dei italiani sono il machiavellismo e il materialismo. Adesso non vorrei entrare alla discussione sul singolo avvissuto, biografia e sulla statura morale, possiamo stare quella intellettuale, morale di Machiavelli, non voglio entrare in questo caso. Ma nell'uso del termine comune, non della parola, non del nome proprio, Niccolò Machiavelli, ma della parola comune, machiavellismo. Allora machiavellismo, Mazzini, in questo passo del suo capolavoro, Il dovere dell'uomo, la usa per ciò che, se non vogliamo riferirci allo sfortunato segretario fiorentino, usiamo come quella, cambiamo parola, e cioè quest'idea che le regole si possono infrangere continuamente, da non far attraversare i pedoni sulle strisce, ad evadere le tasse. Noi abbiamo un'evasione fiscale percentualmente 5 volte più alta che gli Stati Uniti d'America. 5 volte più alta degli Stati Uniti d'America. Certo, non in termini di gettito fiscale assoluto, perché loro sono 300 milioni di persone, in termini percentuali. Pagare le tasse da comunisti? E allora tutti gli americani sono comunisti. Infrangere le regole in maniera anarchica, individualista, credendo di essere più furbi. Lasciamo stare il segretario fiorentino. Il primo spunto è quello sui giovani. Ha citato il 26° canto dell'Inferno e la picciola orazione di Ulisse. Beh, prima che affondi la nave del suo ultimo viaggio. È riferita però ai giovani specificamente. I giovani in Italia, come ha ricordato il nostro Presidente della Repubblica a Capodanno, stanno vivendo una situazione che per esempio io e chi ha una certa età non ha vissuto quando era giovane. Sul piano la società li respinge come a noi non ci ha respinto. Come a noi non ci ha respinto. Notate che Napolitano e io dietro di lui stiamo osservando e dicendo il contrario di quello della schifezza che si sente sempre dire, la schifezza è sentire gli anziani che maltrattano i giovani, che dicono noi una volta quando eravamo sessantottini badavamo alla politica, badavamo al bene comune, non dormivamo con voi i videogiochi, fannulloni con le cuffie, voi siete delle amebe, noi invece. È l'infima l'aus tempori sacri, l'infima. Livello infimo. Al contrario, cosa osserva il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano? Non sta dicendo che noi giovani, con gli eschimo, schifezza. Bugia, soprattutto, falsità. Noi studiavamo di più, loro stavano nei videogiochi, ma non esistevano i libri. Che scaffali c'erano di libri? Nei famosi anni 70, in quali tinelli, in quali scaffalature di cameretta di adolescenti degli anni 70 c'erano libri? Balle. Giorgio Napolitano invece osserva, al contrario, che i giovani di oggi sono più sfigati di noi. Non più demeritevoli, amebe o videogiocari. Ma più sfigati, perché 1 su 3 è disoccupato, non so se lo sapete. Ed adesso si sta alimentando una nuova emigrazione, non quella con la valigia di cartone, con lo spago dei primi del secolo, ma mia da 100 lire che non me ne voglio andare, ma quella dei laureati italiani, che siccome qua, per avere uno straccio di posto, anche degradato al quadrato, anche da commesso che deve stare zitto nelle sale dei musei comunali di cose artistiche, anche solo per 3 mesi, bisogna avere la raccomandazione di un amico che è stato raccomandato dalla sua fidanzata. E questo coso lo sto dicendo non per esempio vivace e pittoresco, perché mi risulta
da un ragazzo che ho conosciuto nella ludoteca tanti anni fa a Brescia, che adesso fa questo lavoro qua, in cui poi, cosa grottesca, gli proibiscono di fare da guida, gli proibiscono di dare informazioni sulla l'arte in queste camere da museo. È proibito, deve stare zitto. È un regolamento. E lui ha avuto la cosa da un amico, il quale amico ha fatto altre cose, aveva lasciato, come dire, questo posto meraviglioso di essere di ragazzo solitario, cioè silenzioso, per 3 mesi in un'aula del Museo di Santa Giulia di Brescia, e l'aveva lasciato lui come raccomandazione. Ma dove l'ha avuto questo suo amico? Dalla sua ragazza, che era più grande di lui, di quasi 10 anni. Come l'ha avuto questa ragazza? L'aveva avuto quando era stato fondato da una stessa persona, con 2 nomi diversi, questa società in Veneto, a Verona, che ha avuto un appalto dall'assessore socialista di allora. E allora, siccome era appena iniziata questa cosa della delega alla privati da parte del pubblico, della gestione delle mostre d'arte o delle cose dei musei, non c'era ancora personale. Allora questa ragazza era entrata. Poi l'aveva data al fidanzato, poi ha raccomandato questo. Ma per fare un lavoro trimestrale a termine, dequalificato, lui che è laureato a pieni voti in storia dell'arte, questa è la cosa, questa è l'idea. Allora un ragazzo che non voglia essere umiliato continuamente, cosa deve fare? Emigrare. Noi siamo il paese dell'Unione Europea, noi siamo l'Italia, in cui più alta è l'immigrazione dei laureati. Lo sapevate? Lo sapevate? Ecco, fatti non vostri per vivere come brutti, sì, giusto, giusto. Dobbiamo dirlo a noi stessi, noi vecchi, voi giovani, così. Dobbiamo dirlo in maniera diversa, secondo i bisogni diversi, e reagire, come diceva quel Giuseppe Ricciardi. Sorgi, Giuseppe. Altre domande? Cosa dite alla mia domanda? Oggi di cosa dobbiamo essere orgogliosi noi come italiani? Che speranze possiamo, che su quel positivo possiamo concentrarci, ragazzi? Perché sul negativo, no? Facile, no? Ma su che positivo? Non rispondo esattamente alla domanda, ma perché non lo so in questo momento. Faccio una considerazione. Questo ciclo Altri Risorgimenti, come le manifestazioni per i 150 anni, oggi intanto siamo stati fino a 35 persone, quindi abbiamo fatto sì che in tutti i 10 appuntamenti che abbiamo fatto, la visita guidata di luglio, il convegno di dicembre e le 8 conferenze, siamo arrivati a 422 persone. Questo è per tirare un po' le somme, che non è una cifra bassissima per una iniziativa che è andata quasi controcorrente e contro molte altre istituzioni che non ci hanno aiutato, quelle che invece sono deputate a farlo. Comunque, invece, stavo dicendo, l'occasione dei 150 anni di questo ciclo in particolare, e mi rendo sempre più conto di aver avuto una buona intuizione, è stata quella di riflettere su questo periodo che, come ha detto anche il relatore, spesso e volentieri a scuola non si studia, o viene bistrattato, o c'è stata data una versione comunque parziale, e andando alle fonti, e oggi Franco ci ha dimostrato come, andando a leggere i diari, le memorie, i romanzi, le lettere dal carcere prima di essere fucilati, e come altri relatori, penso a Giraudo, penso a tutti gli altri, la Pellicciari, ci hanno citato atti parlamentari, memorie scritte, leggi, tutti i documenti che per fortuna ora internet, bene o male, rende disponibili quasi a tutti facilmente. Ecco, studiando queste cose, anzitutto pensiamo come è complicato questo periodo e come lo conosciamo poco. E poi quante sfaccettature, perché ecco, io di queste conoscevo alcune cose, come per esempio Ippolito Nievo, anche solo perché il pronipote Stanislao Nievo, vi ricordate, ha chiesto l'aiuto di Pasqualina per risolvere il caso del suo avo affondato in fondo al mare, con il romanzo Un prato in fondo al mare, una cosa del genere, non mi ricordo il titolo preciso.
ecco, di Stanislao Nievo, venne a Civitanova per chiedere a Pasqualina di scendere negli abissi per vedere se si trovava il relitto. Però dicevo, alcune cose si sanno, alcune no, e questa è stata l'occasione, per chi ha voluto coglierla, e voi siete fra questi, e Franco l'ha colta in maniera molto approfondita, di studiare le fonti e quindi poi farsi un giudizio, o comunque cambiare l'opinione che noi avevamo. Quindi le cose positive, per esempio, io vedo che in questo momento abbiamo saputo cogliere, come lo sarà magari con un altro anniversario fra un po', di poter approfondire cose che o non si sapevano o si sapevano in maniera parziale, senza essere andati alle fonti. Invece la domanda che faccio adesso, il coraggio di non chinare la testa, il coraggio di andare controcorrente, il coraggio di non ossequiare i potenti, lo si vede in tanti campi, io personalmente anche nel mio vissuto. Questo è molto difficile, però certo lo si può vivere sotto due aspetti. Questi personaggi lo vivevano principalmente come un qualcosa di etico, morale, però laicamente, e poi per certe persone ci possono anche dare una mantatura, un plusvalore, mettendoci finalità o comunque escatologie religiose. Io voglio soltanto dire che abbiamo visto tante volte la parola religione, Mameli nel suo inno cita la parola religione, però, e questa è una domanda al relatore, che fossero alcuni almeno massoni e atei e anticlericali, questo sì. Chi era anticlericale a me mi risulta essere Garibaldi. Mazzini è critico del clero, ma come anche nel XX secolo si trovano cattolici liberali che sono critici del clero, cioè senza averci puntato tanto o con acrimonia. Il veramente anticlericale era Garibaldi, e Silvio Pellico invece era un sostenitore, diciamo, di tutto, un po' tutta l'organizzazione, perciò anche del clero. E Cavour in questi diari, che sono solo giovanili, lui poi a un certo punto smette di scrivere intimamente, di riflettere, di esprimere il suo intimo, e presenta solo conti economici, basta. Poi si esauriscono così i diari. E poi vive poco, ricordiamoci. Però nei suoi viaggi, che sono viaggi in tre posti, più volte in Svizzera dai parenti della madre, poi a Parigi e poi in Inghilterra, in queste tre zone dove lui va ripetutamente, e lui ha e poi oltre che nel Regno di Sardegna, lui ha una frequentazione di membri del clero, di teologi, sia cattolici, sia calvinisti, sia anglicani, secondo i paesi dove va, piena di rispetto, si interessa a argomenti religiosi, e ci si vede una persona, certamente una statura che è incommensurabile ai politici di adesso, per cultura, per sensibilità a interrelanciarsi con le persone. Lui diceva, io non mi annoio mai. Perché non mi annoio mai? Perché in ciascuna persona ci trovo il lato non noioso. Capisce? Sono andato a Santena, che è la villa di Cavour, che sta a 2 chilometri da Torino, l'agosto scorso, c'era la mostra di onorificenze cavouriane. Ha avuto le onorificenze più alte dall'impero britannico, l'ha avute dall'impero ottomano, l'ha avuto dall'impero francese, l'ha avuto dagli Stati Uniti d'America. Camillo di Cavour. Ricordo che qualche mese fa c'è una persona che ha detto, io sono il più importante capo del governo da 150 anni. Beh, io ho visto agosto scorso le onorificenze date al conte di Cavour. E sapeva trattare con le persone, non aveva nessuno spirito anticlericale. E la sua ultima idea, che è stata strozzata perché è morto giovane, era quella di regolare nella maniera più armoniosa i rapporti con Roma, la sua ultima idea, che appunto non si è, cioè con Roma, cioè col Papa.
Dunque, perché noi abbiamo avuto, come dire, tre tradizioni contro il Risorgimento. Secondo me, nell'arco della mia vita, la più potente è stata quella marxista, nell'arco della mia vita, quella contro gli ideali, la stima, la figura, l'amore per queste figure, e anche proprio il contatto, no? Con la loro eredità, è stato il marxismo. Per me, io vi dico la mia testimonianza. In secondo luogo, adesso, però solo negli ultimi anni, non in tutto l'arco della mia vita, solo negli ultimi anni è stata questa cosa leghista, campanilista, localista, leghista, secessionista, leghista, bossista, campanilista. Pensate a Brescia, sapete Brescia è la leonessa d'Italia, io ci sto qua, cioè qua là. Abito a Brescia dall'86, cioè da un sacco di anni. Beh, quest'anno c'è il 150enario. C'è un patto tacito tra il PDL e la Lega che co-governano la città di Brescia che non debba essere fatto niente dal comune per celebrare il Risorgimento. Io poi adesso non voglio entrare in dettagli per annoiare, eccetera, però io so, perché sono anche direttamente coinvolto in uno di questi episodi. No, ma chi? Brescia, la leonessa d'Italia, le 10 giornate contro il generale, il maresciallo Ainau. Al 150enario, e tutti noi che lo stiamo vivendo, certamente gli assessori e Piffero Paffero del comune di Brescia, saremo stramorti quando ci sarà il 200esimo. Saremo stramorti. Non è che celebreremo un altro. Non ne celebreremo un altro. Vogliono occultare la celebrazione del Risorgimento d'Italia a Brescia. Questa è degli ultimi anni, questa contro Risorgimento. Poi, devo dire che noi siamo in Italia, paese cattolico, grande maggioranza, poi di un cattolicesimo che spesso si è detto molto vicino all'ateismo, all'indifferenza religiosa, cattolico di baciapile nel lato esterno, machiavellico, religio, strumento, un regno, ma poi nell'intimo ateo, indifferente o freddo. Queste magari sono esagerazioni anche queste, penso. Di fatto, questo cattolicesimo, almeno sociologico, diffuso, e questo, devo dire che anche esso ha pesato, mi sembra che abbia pesato meno comunque di queste altre due componenti che ho elencato prima, nell'arco della mia vita. Anche facendo questa mia istruzione tardiva sul Risorgimento, ho visto come quanti preti, quanti frati hanno scritto, hanno esortato, hanno predicato a favore del Risorgimento, oppure sono andati col trombone, 4 frati di un convento francescano, alla battaglia di Calatafimi. Sono sopravvissuti, sono tornati nel convento, dove avevano evidentemente già delle trombone, se no non potevano prendere. Don Tazzoli, mai sentito? Tra i martiri di Belfiore? C'è qualche cosa che, anche se per la questione romana e per la questione di gerarchia c'è stato certamente questo conflitto tra la Chiesa Cattolica e i Savoia e lo Stato Unitario che si stava formando, però c'è stato anche la Chiesa, non è fatta solo dalla sua dirigenza, non è fatta solo dalla questione politica, c'è questo aspetto temporale, ma c'è anche l'aspetto spirituale della Chiesa, no? Non c'è solo quello temporale. Ecco, non mi sembra che sia stato, questa è la mia testimonianza, la forza più grossa di tutto mi sembra il marxismo. In secondo luogo, questo però è più recente, questo localismo bossista, calderolista, secessionista. In terzo luogo, che quando diciamo i preti sentono che c'è qualche altro ideale che si assurge alla potenza di quello religioso cristiano, perché è tale potente che fa sì che un essere umano possa dare la vita per esso, diventa gelosa. Poi c'è stato il fascismo. Il fascismo, adesso non ho riflettuto molto sul fascismo riguardo al Risorgimento, perciò magari dico delle cose, delle corbellerie, se dovessi fare un discorso generale. Una cosa particolare invece però voglio dire, che io
a latere di questa mia conferenza qua, ho fatto anche con i ragazzi della Quinta, il liceo scientifico dove insegno, una recita teatrale sul Risorgimento, e per renderla più vivace con anche delle musiche di contorno, musiche dell'epoca, cioè musiche risorgimentali, cioè Flick Flock, l'inno dei bersaglieri di La Marmora, dalla guerra di Crimea, piuttosto che il canto dei volontari toscani di Curtatone Montanara, addio mia bella addio, piuttosto che vabbè, il coro del Nabucco, piuttosto che l'inno d'Italia di Mameli, e ce ne sono varie altre, c'è Viva Carlo Alberto, c'è l'inno dei Garibaldini, si scoprono le tombe, si levano i morti. Dove ho trovato gli MP3 online? Solo sui siti fascisti, cioè dei nostalgici di Salò. Lungi da me dire qualcosa di positivo sui nostalgici di Salò, repubblichini. Però, visto che si sta parlando del Risorgimento, osservo che il non deprezzamento, almeno di queste cose che sono le musiche che emergono dal Risorgimento, che poi non facciamo tante male, queste musiche sono risorgimentali, emergono dal Risorgimento. Dove le trovi? Nei siti fascisti. Non sto per fare un teorema, mica voglio fare un teorema, figura. Perché ho voluto adesso non omettere nelle tradizioni italiane del XX secolo in cui sono nato, e sono un uomo del XX secolo, posso dire, io, e ho citato queste che hanno colpito, hanno solcato la mia vita. E riguardo al Risorgimento, il fascismo mi è sembrata la meno ostile. Poi indirettamente anche nociuto è il fascismo al Risorgimento, perché l'ideale patriottico di Mazzini lo ha trasformato in proprio ciò che Lloyd George, se avete sentito la citazione, aveva detto, no? Io ho imparato da Mazzini sia l'amore di patria, sia a non avere l'orgoglio narcisista nazionalista, a moderare questo orgoglio nazionale. Certo, Mussolini e i fascisti mica l'hanno moderato, no? Con quel tappeto, re d'Albania, imperatore di Etiopia e poi alleato con Adolf Hitler. Con la guerra parallela spezzeremo le reni alla Grecia. Lì, mandando anche l'Armir, il corpo di divisione, in Russia. Certo, non era la difesa del patrio suolo, perché la Russia mi costa migliaia di chilometri più lontana dello stivale. Ora, certo, questo nazionalismo prepotente, imperialistico, che il fascismo ha portato avanti, con le parole prima, con i fatti poi, anche se fatti fallimentari, ha contribuito a dare qualcosa di negativo all'altro ideale, l'ideale del patriottismo. Io dico sempre ai miei studenti, però ho notato che anche Dennis Masmith, nella sua monografia su Mazzini, osserva che bisogna, è opportuno usare due parole diverse per indicare la carità di patria, l'amore di patria. Due diverse, per evitare confusioni. L'amore mazziniano per la propria patria, che non sia sottomessa a nessun padrone, ma che possa espandere viva i suoi beni. Chiamiamolo patriottismo. Mentre l'orgoglio narcisistico xenofobo di credersi sia superiori e volere colonizzare in qualche modo gli altri, questo chiamiamolo nazionalismo. Distinguiamo le parole. Patriottismo, nazionalismo. Ecco. Allora, io penso che non ci siano altri interventi. Noi con questa ottava e ultima conferenza di Franco Manni sulla spiritualità e la carità di patria concludiamo il nostro ciclo di altri risorgimenti. Ricordiamo che fra qualche giorno questa lunga chiacchierata sarà disponibile nel nostro sito www.centrostudicivitoronesi.it a cura di Sergio Fucchi. Per quanto riguarda il futuro, noi adesso ci impegneremo a cercare di stampare gli atti, non so se ci riusciremo perché è sempre difficile con le poche risorse, poi in questo momento il centro studi attraversa
un periodo non tranquillissimo per alcuni fatti che sono successi e che sono forse di dominio, però ci impegniamo anche perché c'è stato un signore che si chiama Pigini, Lamberto Pigini, che si era offerto di pagare gli atti e di stampare i nostri atti, quindi noi speriamo sempre che si possa fare. In pratica le registrazioni che sono sul sito sono comunque già loro degli atti, diciamo, magari visuali, magari in internet, però sono già degli atti. Speriamo di fare un cofanetto, ecco, magari con questi DVD. Però la carta stampata sicuramente ancora è più fruibile ed è più anche bella da vedere. Noi lasciamo al nostro relatore delle pubblicazioni, naturalmente sono tutte di carattere locale, in primis la nostra collana Civitanova Immagini e Storie, e poi altre pubblicazioni dell'Archeo Club, e poi la stampa che abbiamo fatto fare apposta per questo 150esimo da Salvatore Negro, e cioè una stampa dedicata, come abbiamo visto anche le altre volte, ad altri risorgimenti, cioè l'Italia, con una personificazione che è stata fatta apposta per questa, una tiratura limitata. Quindi diamo questi regali al nostro relatore, che poi è civitanovese in parte, e quindi diamo appuntamento alle altre iniziative del Centro Studi in futuro. Grazie.